Archiviata la vittoria contro il Montegiorgio allo stadio Ferrante di Piedimonte Matese, si pensa già a mercoledì prossimo, 3 marzo, sempre al Ferrante di Piedimonte per la gara di recupero contro il Porto Sant'Elpidio. Una gara anche questa per nulla semplice, ma sentiamo che cosa hanno detto sulla partita mister Urbano e il suo secondo Carmine Matera. Senta, il recupero di mercoledì. E vabbè, adesso dobbiamo recuperare un po' di energie e poi preparare. Domani facciamo allenamento e facciamo un po' il punto della situazione, vediamo un po' fra qualche acciacco e qua e un po' recuperare un po' di energie sia fisica che mentale. Martedì mattina prepareremo la partita col Porto Sant'Elpidio, che come l'Agnonese secondo me sono partite ricche di insidie, ma soprattutto perché noi ancora questa settimana giochiamo tra mercoledì e domenica, giochiamo ogni 3 giorni e tutto questo alla fine purtroppo diventa pesante. Allora, l'allenatore in seconda, Carmine Matera, da quando sei arrivato tu queste cose, la squadra ha cambiato completamente volto. Ma forse ho portato un po' di fortuna alla fine. Stiamo facendo quello che era giusto fare. Il mister ci fa allenare la squadra al top. Prepariamo le partite sempre con la massima cura e questo forse avveniva anche prima, però diciamo che è combaciata anche con il discorso che è stato riorganizzato un po' la rosa dei calciatori. Sono stati fatti degli innesti importanti e sostituiti altri calciatori e quindi questa cosa ci sta facendo fare i risultati giusti. Certo che i tifosi che mancano sono importanti, però questa squadra sta facendo sognare. Sì, stiamo attraversando un momento magico. Abbiamo fatto 5 vittorie e un pareggio nelle ultime partite. E viaggiamo veramente a ritmi alti. E magari avere il pubblico qui allo stadio, sappiamo che la nostra squadra era molto seguita già in eccellenza. Immagino che in Serie D potremmo avere davvero il pienone. Allora, Porto Sant'Elpidio, il recupero di mercoledì. Sì, queste sono le partite tra virgolette più difficili perché a parte che veniamo da partite giocate tra domenica e mercoledì in continuazione, quindi siamo abbastanza pure stanchi, però sono le partite più difficili perché non dobbiamo abbassare la guardia e dobbiamo farci trovare pronti, essere concentrati e portare a casa questi altri 3 punti che ci consentono di avere una tranquillità per il futuro. Da Piedimonte Matese è tutto, Lorenzo Applauso ed Emidio Bianchi per Caserta Sera.it.